28 anni, assistente sociale. Maria Cristina De Pascale, 55 anni, neuropsicomotricista. Valentina Valentini, 39 anni, psicologa psicoterapeuta. È chiaro che al raggiungimento di un obiettivo concorrano tante forze, o come mi piace dire, tante energie. In fondo, cos'è una sinergia se non un'unione di tante energie? Ed eccole con me le energie che concorrono al successo del Centro Aziendale per l'Autismo di Torre del Greco, ASL Napoli 3 Sud. Cominciamo scandendo quelli che sono i singoli ruoli professionali, quelle che realmente sono le operatrici sul campo. Anna, cominciamo con te. La segnalazione o arriva da parte del neuropsichiatra infantile territoriale, certo, o arriva da parte del pediatra. È chiaro. E arriva qui. Nel momento in cui arriva, la prima appunto fase è l'accoglienza, okay, quindi una raccolta dei dati personali, un'apertura di cartella clinica, okay, i vari consensi al trattamento, ai dati personali, alla videoregistrazione, tutta questa parte burocratica, e poi anche di spiegazione di tutto quello che può riguardare il mio ruolo di assistente sociale, nel senso, siccome il disturbo dello spettro autistico si inserisce in un quadro di disabilità, è chiaro, tipo anche come praticamente inoltrare una pratica di legge 104, a chi rivolgersi, anche un supporto, una semplificazione di procedure fiscali, esatto, supporti, esatto, economici, sì, 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 diciamo un interfacciarsi anche con i vari enti territoriali, anche con i comuni di riferimento qualora sia una famiglia già presa in carico presso il comune, e i vari, diciamo, sostegni non solo di carattere economico ma in realtà anche educativi promossi dai vari comuni, no? Quindi anche questo aspetto qui, effettuare una diagnosi in una età così precoce non è facile da avere, almeno in questo periodo di età proprio del bambino, per cui se non si ha quella non si possono accedere, non si possono richiedere certificazioni di legge 104 per eventuali sostegni scolastici, no? Per avere l'insegnante di sostegno, o anche altri benefici. Quindi noi effettuiamo diagnosi precoce e quindi alla fine restituiamo una diagnosi che è valida a livello poi legale per avere tutti i benefici e i riconoscimenti. Passiamo a te Valentina, mi vale la stessa domanda, o dal punto di vista operativo qual è il ruolo dello psicologo che è all'interno del centro? Allora, volevo aggiungere innanzitutto una informazione rispetto all'assistente sociale, al ruolo che ha anche importante per quello che è il lavoro mio e degli altri colleghi. L'assistente sociale in realtà organizza anche gli appuntamenti rispetto, in qualità di case manager, rispetto alla mia professione, quindi gli appuntamenti con la famiglia e lo psicologo, così come con le altre figure professionali. In realtà stila una sorta di calendario che viene dato alla famiglia e di volta in volta su questa piccola agendina. Quindi fa da filtro anche per la programmazione degli incontri, sì, tra i vari operatori e le famiglie. Esattamente, quindi okay, poi dopo l'apertura della cartella clinica iniziano il percorso, tra cui anche le visite con lo psicologo. Noi psicologi ci occupiamo in particolare della parte un po' più testologica, e quindi somministriamo test, facciamo colloqui con i genitori e facciamo delle osservazioni di gioco familiare, di gioco col bambino, per comprendere un pochettino meglio il funzionamento. Quando parli di osservazione a distanza, cioè il nucleo familiare viene lasciato nella sua indipendenza con la vostra figura professionale che monitora e chiaramente traccia degli appunti, dei riferimenti, questo si intende? Un po' questo, un po' anche partecipando con la famiglia, dando okay, delle istruzioni, e c'è anche un altro tipo di osservazione che è quella tramite dei video, l'osservazione in ambito familiare.
viene dato un protocollo ai genitori quando arrivano qui durante i primi colloqui con lo psicologo, nel quale vengono date delle indicazioni su brevi video di non più di 3 minuti di osservazione in aree particolari, per esempio nell'area di gioco del bambino, sia da solo che con i familiari, anche durante il pranzo, nelle autonomie, per capire un pochettino come funziona in ambito familiare e avere comunque un riscontro di quali sono le differenze nelle osservazioni qui e quello che invece succede a casa. Volendo tracciare una statistica, come arrivano qui le famiglie da un punto di vista emotivo? Unite, disgregate, spaventate, che tipo di approccio hai con i genitori? Al momento non saprei dire una statistica, perché effettivamente ogni famiglia che è arrivata qui è arrivata in un modo differente. Ci sono famiglie che sono arrivate qui con esperienze di altri figli o di altri familiari, con la stessa difficoltà o comunque che già hanno intrapreso dei percorsi riabilitativi per altri tipi di difficoltà e quindi in un certo senso si sentono anche un pochettino più competenti rispetto al percorso, già sanno un po' quello che devono fare, però questo non significa che siano emotivamente pronti ad affrontare il percorso. Anche per questo il compito dello psicologo è anche quello di accompagnare un po' questa coppia di genitori all'interno di questo percorso. Uno dei questionari che facciamo compilare è proprio quello relativo allo stress genitoriale, proprio per avere anche noi un'idea di come stanno affrontando, di come sono arrivati da noi e di come possiamo esserli d'aiuto durante tutto il percorso. Oltre poi ad occuparci delle osservazioni specifiche relative all'autismo nel bambino, quindi è un po' una doppia, è un tutt'uno in realtà, perché sono due facce, ma la medaglia è sempre la stessa, è la famiglia del bambino. L'inquadramento diagnostico valutativo continua poi con l'apparato linguistico insieme ad Angela e quello psicomotorio insieme a Maria Cristina. Angela, anche per te la stessa domanda: qual è l'attività quotidiana che viene svolta qui al centro per il tuo ruolo professionale? Allora, io insieme ad altre due mie colleghe logopediste ci occupiamo appunto della valutazione di quello che riguarda tutte le abilità comunicativo-linguistiche del bambino. Quindi sia una comunicazione di tipo verbale, ma anche di una comunicazione di tipo non verbale, perché un bambino da 0 a 36 mesi molto spesso è un bambino non verbale. Le nostre valutazioni sono prevalentemente sia di tipo qualitativo ma anche di tipo quantitativo, in quanto in una prima sessione si tende a fare un'osservazione diretta col bambino e nei secondi step, nelle seconde occasioni, noi somministriamo proprio dei test standardizzati per la valutazione e la raccolta di un campione di linguaggio, che molto spesso è carente. Per quanto riguarda invece il comparto psicomotorio, vorrei sapere non solo l'attività quotidiana, ma se è sempre coinvolto all'interno della sindrome autistica. Decisamente sì, perché in realtà il bambino viene osservato in un contesto ludico, dove devo dire con orgoglio che la mia stanza è una delle più belle, perché è molto ricca di stimoli, e dove il bambino si orienta in maniera, all'inizio, perché noi facciamo una serie di osservazioni, all'inizio si orienta in maniera spontanea verso quello che può essere un gioco di suo interesse, poi successivamente viene un po' indirizzato per valutarne poi anche delle capacità, tant'è che noi sottoponiamo dei bambini a dei test, i bambini a dei test, e all'interno di questi ovviamente c'è un gioco, diciamo tra virgolette, più guidato, quindi finalizzato alla valutazione dello sviluppo neuropsicomotorio. Che comprende arti inferiori, superiori? In maniera globale, infatti gli item che noi andiamo a valutare tendenzialmente non sono specifici dell'aspetto esclusivamente e puramente motorio, ma sono un po' generalizzati, cominciare dalla modalità, noi osserviamo bene anche la modalità con cui il bambino esplora lo spazio,
come il bambino si orienta all'interno dello spazio, come avviene la scoperta del gioco, quali funzioni, motricità fine, coordinazione oculomanuale, intervengono affinché lui attivi una determinata funzione, un determinato gioco. Ecco perché la mia stanza è la più bella, perché è ricca di tanti stimoli per poter valutare in maniera spontanea o diretta, in qualche modo indotta, tutto questo aspetto globale del bambino. È chiaro che ci sono delle difficoltà, possiamo anche riscontrare delle difficoltà proprio di applicazione di alcuni test, perché il bambino a livello comprensivo, cognitivo, anche semplici consegne, no? Non le esegue, quindi noi dobbiamo bypassare questa difficoltà e guardarlo, diciamo, in maniera più globale e dare una valutazione globale. Tutto questo non avviene mai in un unico intervento, ma vengono programmati, grazie ad Anna, una serie di interventi, e poi tutto questo viene raccolto all'interno di relazioni che prima di essere stilate vengono supportate dalla revisione dei video delle sedute di neuropsicomotricità. Questo è un ruolo ovviamente che svolgiamo io e la collega dottoressa Emilia Pardella, e che tendenzialmente, facendo parte di un'equipe, ci confrontiamo poi per la restituzione di ciò che abbiamo osservato con la valutazione dei test, e ci andiamo poi ad integrare all'interno di quello che è un percorso comune insieme al neuropsichiatra, insieme a tutti i colleghi, per poter poi definire in maniera, diciamo, più concreta il percorso diagnostico.